Buongiorno ragazzi, nuova settimana e l'ho iniziata con le analisi del sangue di routine che faccio ogni mese. Sono anche passata in forneria a prendere due brioche per fare colazione questa mattina, visto che anche se stamattina a casa lavoro da casa, quindi ho preso la brioche anche per lui. Facciamo una colazione insieme adesso, anche perché ho famissima. La giornata è già iniziata alla grande, nel senso che sono sveglia già da un paio d'ore quasi, e fa già caldissimo. Ho un sacco di cose da fare questa settimana, sono proprio piena e quindi sono partita proprio carica questa mattina, andando anche a fare le analisi del sangue, perché giovedì abbiamo l'ecografia e non vedo l'ora, perché ormai sono più di 6 settimane, quasi 6 settimane che non la facciamo, quindi sono molto curiosa. Adesso però colazione, perché inizio ad avere fame. Poi sto dovendo fare le analisi, stamattina non ho mangiato niente, non ho bevuto niente, in realtà da ieri sera prima di andare a letto, e quindi ho ancora più fame rispetto al solito. Colazione pronta. Non sembra una colazione che si fa al mare. Raramente facciamo colazioni così, proprio con tutto apparecchiato. Oggi mi andava. Io ho preso la brioche vuota, mentre sto che ama quella con la crema, quindi per lui con crema pasticcera. Colazione fatta, alla fine la mia brioche non era vuota, ma bensì al cioccolato. Infatti c'era sopra la granella di cioccolato, e mi è venuto anche il dubbio quando prima ve la stavo facendo vedere, perché normalmente quella vuota o non ha niente sopra, oppure c'è un po' sono un po' di zuccherini. Evidentemente non ci siamo capite, me l'ha data il cioccolato, vabbè, l'ho mangiato lo stesso, però io preferisco la brioche vuota. Per me la brioche più buona è quella vuota, proprio perché non ha dentro niente, quindi se la brioche è buona lo senti proprio quando è vuota, e di solito la prendo così, però non fa niente, l'ho mangiata comunque volentieri. Ora finisco il succo di frutta e poi vado in bagno a fare la mia solita skincare mattutina, perché stamattina, quando mi sono alzata prima di andare a fare le analisi, non avevo voglia di mettermi lì a mettermi crema e quant'altro. Mi sono alzata, mi sono vestita, lavata i denti, sono praticamente partita subito, anche perché alle 7:45 ero già fuori casa. Ed eccomi in bagno pronta per la skincare mattutina. Tra l'altro, adesso vi faccio vedere anche un super dispositivo che sto utilizzando sempre per la cura della pelle, che è pazzesco. Prima però, subito dopo la colazione, è arrivato il corriere che mi ha consegnato il pacco che aspettavo per la cameretta del piccolo. Aspettavo due pacchi, uno è arrivato venerdì, invece uno è arrivato questa mattina. Non vedo l'ora di aprire tutto e sistemarlo in cameretta, però ci vorrà un po' di tempo, perché è una cosa abbastanza impegnativa, comunque abbastanza non neanche complicata da mettere, però occupa un pochettino più di tempo, e quindi lo faremo nelle prossime settimane e non vedo l'ora di farvi vedere di che cosa si tratta. Adesso però passiamo alla skincare. Come sempre, ormai se mi seguite anche su Instagram lo sapete, io faccio la doppia detersione la mattina utilizzando un detergente a base
oleosa per rimuovere nell'eventualità anche il trucco la sera, che è, aspettate, che è questo qui, il The Calm Balm di Iepoda. Iepoda è un brand di prodotti coreani con cui mi trovo davvero molto molto bene. Tra l'altro sono tutti prodotti vegani realizzati con ingredienti naturali. E poi passo al The Bubble Double. Questo invece è un detergente a base di acqua, quindi un detergente in schiuma che, come potete vedere, amo perché ho quasi finito. E dopo di solito metto, vabbè, sicuramente la crema idratante come ultimo step. Il siero all'acido ialuronico, questo lo utilizzo tanto e molto volentieri in questo periodo perché è super rinfrescante, me lo proprio spruzzo sul viso e ho subito quella sensazione di freschezza immediata, super piacevole con questo caldo. E un altro prodotto che utilizzo è il siero, questo va anche leggermente ad esfoliare la pelle per una pelle più liscia e morbida. Però un altro prodotto, o meglio un'altra routine che ho inserito oltre a questi prodotti beauty è l'utilizzo di un dispositivo per rimuovere i punti neri. Ebbene sì, chi di noi non ha i punti neri sul naso o sul mento? Sfido tutte voi, tutti voi, sicuramente tutti, chi più chi meno, ha i punti neri. Sicuro. E molto spesso siamo lì davanti allo specchio e cerchiamo di schiacciarli con le dita perché ci danno fastidio. Ma ho un dispositivo davvero comodo, semplice da utilizzare, che funziona. E sto parlando di lui, il Luxury Confidence, appunto un dispositivo pensato per rimuovere i punti neri. Adesso vi faccio vedere come si utilizza e vi mostro lo schifo che toglie. Non pensavo. Perché io avevo molti più punti neri quando un po' di anni fa, quando ero un pochettino più giovane. Adesso sì, li vedevo, però non mi sembrava di avere un naso così pieno, insomma, di impurità. E invece non vi dico lo schifo che toglie. Cioè, sono rimasta scioccata la prima volta che l'ho utilizzato. Ora vi mostro come si utilizza. Come vi ho anticipato, il dispositivo è questo di Luxury Confidence. Vi arriva a casa questa scatolina con all'interno il dispositivo, ovviamente il caricabatterie per caricarlo e quattro testine diverse. Quello per rimuovere i punti neri è quello più piccolino con il foro rotondo. Faccio entrare la gioia perché è qui fuori dalla porta. Come si utilizza? Allora è molto semplice, bisogna far aprire i pori o sotto una doccia calda oppure con un po' di vapore. Si accende il dispositivo, ci sono velocità diverse, io lo tengo sempre sul minimo e tenendo leggermente tirata la pelle con movimenti dall'alto verso il basso vado a pulire il naso. Non bisogna soffermarsi troppo in un punto, ma semplicemente scorrere in questo modo. Mi concentro molto bene qui sui lati perché è dove ne ho di più. La pelle, come vedete, si arrossa leggermente, è normale, dopo poco torna al suo colore originale, insomma, il rossore sparisce. Passo anche al mento. Come vedete è davvero semplicissimo utilizzarlo e ha già tolto un sacco di sporcizia e direi che è perfetto. Spegniamo e vi mostro quello che mi ha tolto. Capisco che fa un po' schifo da vedere e mi vergogno anche a mostrarvi lo sporco che mi ha tolto, però posso solo in questo modo per farvi capire l'efficacia del dispositivo. Cioè, guardate, guardate quanto sporco, quanti punti neri, quante impurità mi ha rimosso in poco tempo. Pazzesco. Io sono davvero scioccata perché ogni volta che lo utilizzo toglie sempre un sacco di sporco. L'ho fatto provare anche a Ste perché anche lui li ha e anche con lui stessa cosa, se non di più addirittura. Sono curiosa di farlo provare anche a mia sorella perché lei soffre molto di punti neri e per me
con questo risolve il suo problema, quindi voglio assolutamente farglielo provare. Se volete provarlo anche voi, qui in descrizione vi lascio il link e anche un codice sconto, perché potete risparmiare 100 euro sul dispositivo inserendo fra 100 il codice valido soltanto fino a questa domenica, quindi avete solo qualche giorno di tempo per approfittare dello sconto. Se nell'eventualità non doveste essere soddisfatte dei risultati, ma dubito perché è davvero pazzesco, sono rimasta scioccata, davvero scioccata quando ho visto i risultati. Comunque, se non doveste essere soddisfatte, potete richiedere il rimborso di tutto, di tutta la spesa entro 90 giorni dalla data di acquisto. Qui vi lascio il link. Ora completo la mia skincare. Parto con il siero idratante all'acido ialuronico, spruzzo sul viso, siero esfoliante, qualche goccino, lo utilizzo proprio tutti i giorni, e infine completo con la crema idratante. Pochi passaggi sono, però è importante prendersi cura della pelle, e ho fatto. Adesso devo fare il letto, perché stamattina tra una cosa e l'altra alla fine ancora tutto il letto disfatto. E a proposito di letto, ora vi dico una cosa. Buono, skincare fatta. Mi sono data una sistematina al volo, ho messo un pochettino di blush giusto per essere un po' più presentabile, anche se non so quanto mi durerà, perché cioè sto continuamente sudando, una cosa impressionante, ma vabbè. Discorso letto che vi stavo accennando prima. È arrivato il letto nuovo, vi ho già detto questa cosa su Instagram, se non mi seguite vi lascio il mio nickname qui. Finalmente è arrivato il letto nuovo che abbiamo ordinato, ce l'hanno portato questo weekend, ce l'hanno montato, ormai sono già un paio di giorni che dormiamo nel letto nuovo. Però non ve lo mostro in questo video, scusate. Vi lascio sulle spine ancora un pochettino, perché ho registrato un video riguardo, che se non esce in settimana uscirà la settimana prossima, credo, giusto il tempo di editarlo. E siamo molto molto soddisfatti. Adesso ho fatto il letto, quindi la camera è tutta in ordine e mi piace molto. Adesso devo pensare alle luci, perché sopra il letto abbiamo fatto la parete in cartongesso, ma non ci sono ancora le luci, ma abbiamo il tubo che esce, adesso vi faccio vedere, e vediamo se oggi riesco a trovare delle luci per la camera, che magari le compro, così le mettiamo e completiamo ufficialmente la camera, perché adesso c'è praticamente tutto. L'unica cosa che è da rivedere è questa zona qui dello specchio, perché non mi piace lì, non ho ancora avuto il tempo di spostarlo. E la toeletta, stavo pensando questa di venderla, perché il letto che avevamo prima lo abbiamo messo in vendita, adesso è riservato per una persona che me l'ha chiesto. Però in tante di voi su Instagram mi hanno chiesto info sul letto e lo volevano. Ho seguito l'ordine di richiesta, al momento è riservato. E volevamo, a questo punto, stavo pensando di vendere anche questa. Perché ora come linea e come colore non c'entra più con la camera, non c'è più niente di questa tipologia, di questa tonalità di bianco che si abbina. E quindi quasi quasi pensavo di metterlo in vendita, adesso vediamo. Comunque, i fili di cui vi parlavo sono questi. Poi c'è ancora lo scotch, perché mesi fa avevo visto su internet delle applique che mi piacevano, e questa, lo scotch di carta, insomma, era la lunghezza, la misura delle luci che avevo visto. Alla fine non so perché non le ho comprate, e siamo ancora così da mesi e mesi, e direi che è arrivato il momento di comprarle, anche perché adesso c'è tutto, mancano solo loro. Ragazzi, mi sono messa in costume perché ho troppo caldo, quindi mi sa che fra poco scendo un po' in piscina. Ciao Gioia, a rinfrescarmi, perché sto patendo in questi ultimi giorni il caldo. Magari l'avrei patito anche da non incinta, anzi sicuramente, perché questa è stata una cosa esagerata, però forse ad essere anche in attesa, insomma, lo percepisco ancora di più. Quindi costumino, tra l'altro in tantissime mi avete chiesto dove
dove l'ho comprato, questo l'ho preso su internet perché l'ho visto su una pagina Instagram, non ricordo adesso il nome della pagina, del sito, lo cerco e poi ve lo lascio scritto qua sotto in descrizione, c'è di vari colori, la cosa che mi è piaciuta tanto sono insomma queste piume, queste frangettine sulla parte di sopra, mentre sotto invece una semplice mutandina con i laccettini. È in taglia unica e mi va benissimo, come questo riesco a sfruttarlo anche l'estate prossima, quando non sarò più incinta, anche perché sarà regolabile avendo i laccettini, poi il pezzo di sopra comunque si adatta bene o male un po' sia a chi ha il seno più piccolino, ma anche chi ha il seno un pochettino più grande. Forse oltre la terza è un po' più complicato, però per il resto, dalla prima alla terza, secondo me, senza problemi. Oggi, sì, oggi sono entrata nella 26esima settimana. Guardate qua che bella panzettina che è uscita, che è esplosa. A breve vi diremo anche il nome. Comunque sto aspettando una cosina che ho fatto fare con il suo nome. Quindi appena arriva vi dirò anche quello. So che insomma siete curiose, me lo chiedete tutti i giorni, però sto aspettando quello per fare l'annuncio del nome. Niente, mi sa che adesso io scendo così mi rinfresco un pochettino. Sono contenta, proprio contenta di non essere verso la fine, perché alla fine ho ancora 3 mesi pieni, e quindi non essere all'ultimo mese con questo caldo, perché in questi ultimi giorni, specialmente in quest'ultima settimana, il caldo inizia a darmi fastidio. Infatti in casa adesso, vabbè, no, non l'ho accesa, però in casa tengo l'aria condizionata accesa. Tipo l'estate scorsa, Ste diceva: dai, accendiamo in camera da letto, io gli facevo accendere il clima, però dopo un po' mi dava fastidio, quindi lo facevo spegnere. Quest'anno quasi facciamo tutta la notte con il clima acceso, a una temperatura comunque non troppo esagerata, però per togliere quest'afa che si fa in casa, pazzesca, questo caldo esagerato, e quindi insomma non è da me, perché di solito io non sono proprio un amante del clima, se non giusto quella mezz'oretta, oretta per rinfrescare, poi di solito spegnevo. Quest'estate praticamente sempre accesa, quindi sto facendo un po' fatica in questi ultimi giorni con il caldo, non mi viene voglia neanche di uscire, perché sento subito l'affaticamento, il caldo che mi dà noia, mi dà fastidio. E fortunatamente ho la piscina, così almeno quando mi vengono quelle vampate di calore che non sopporto, scendo e mi rinfresco subito. Quindi meno male che c'è lei, perché mi allevia davvero tanto questo caldo pazzesco. Sicuramente non sono l'unica, fatemi sapere chi come me è in dolce attesa in questo periodo, come sta vivendo quest'afa, questo caldo esagerato, perché io davvero non lo sopporto. Io amo il caldo e amo l'estate, ma questo caldo non lo sopporto. Sono rientrata, sono salita, direi che la giornatina, insomma, quell'oretta in piscina è stata una salvezza, perché mi sono rinfrescata. Poi sono uscita perché adesso si sta nuvolando, il sole è andato via, il cielo è totalmente coperto, quindi incrociamo le dita e speriamo che arrivi un temporale, porti un po' di pioggia, perché ce n'è assolutamente bisogno. Comunque sono salita, io ho comunque acceso il clima perché avevo 29 gradi e mezzo che si sono già abbassati e siamo a 28,9, quindi poi piano piano la temperatura si sta abbassando un pochettino. Adesso controllo se sono usciti anche i risultati delle analisi che ho fatto questa mattina, ma dubito, secondo me usciranno domani. Qui intravedete il pacco di cui vi accennavo stamattina, che non ho ancora spostato. Vi ricordo che qui in descrizione vi ho lasciato il link per usufruire di 100 euro di sconto sul dispositivo per rimuovere i punti neri, quello di Luxury Confidence, valido fino a questa domenica. Quindi se siete interessate, affrettatevi. Ho dovuto un attimo mettere giù la telecamera,
perché mi sono venuti un po' di crampetti. Ogni tanto mi capita e magari devo mettermi in una posizione, magari accovacciarmi un po' per farli passare. So che è normale, però di colpo mi sono venuti, quindi mi sono un attimo fermata. Ora stanno passando. Comunque, per quanto riguarda la cameretta, ho tante idee in mente, ho tante cose che devo ancora prendere, che dobbiamo organizzare, cose che dobbiamo fare e non vedo l'ora di vederla completata. Le idee ce le ho tutte in testa, però nell'atto pratico ancora non sono riuscita a poi mettere insieme tutto. Tra l'altro vorrei anche registrarvi il video dei vestitini che per ora abbiamo preso per il piccolo, anche se non sono tantissimi. Ho tanti video in mente anche dedicati un po' a lui, alle sue cosine e tutto. Adesso sto aspettando anche un po' di ordini che ho fatto per lui e tra l'altro poco fa mi è arrivata anche la mail che hanno spedito una cosa che ho ordinato, quindi non vedo l'ora che arrivi e di condividere tutto questo anche con voi. Io direi di chiudere qui comunque questo video perché non voglio annoiarvi troppo, quindi spero di avervi tenuto compagnia. Io vi mando un grandissimo bacio, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!